Buongiorno Shure e buongiorno Shure, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video un po' shopping e un po' unboxing, perché sono andata da Victoria's Secret ma anche da Tiger. Ma prima di vedere che cosa ho comprato, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, attivate la campanella per non perdere nessun nuovo video e lasciatemi un like. Ora possiamo iniziare. Allora, partiamo da Victoria's Secret o da Tiger? Da dove partiamo? Ma dai, Victoria's Secret. Allora, ieri appunto siamo andati a Milano da Victoria's Secret, ma pioveva tantissimo. Si è bagnata tutta la borsa, poi per proteggerla io ho fatto il nodo, però si è accartocciata tutta, no? E mi dispiace tantissimo perché queste borse, guardate quanto è bella, è stupenda, è veramente stupenda, ma l'ho rovinata. Ma perché tanti negozi dovrebbero dare il sacchetto da mettere sopra? Quindi anche questa, spruzzano sempre il profumo. Buono, molto buono. Allora, che cosa ho preso? Aspettate che mi metto bene. Guardate, un gattino. Allora, ho preso questa felpa che non potete capire la morbidezza che ha questa felpa. È veramente super morbida. Guardate quanto è carina. Sì, magari con tutto questa fantasia si capisce magari poco, perché è comunque cappuccio, cerniera, poi vi metterò qua il video dove vi faccio vedere indossata, alle tasche, è veramente tanto bella, veramente. Ed è morbida. Allora, la taglia ho preso la S perché appunto la commessa mi ha consigliato la S e io l'ho provata per essere sicura, e devo dire che va bene perché veste grande, quindi io di solito porto la M, mi ha consigliato la S. E ho preso anche il pantalone a vita alta, ed è veramente vita alta, bello alto sotto al polsino, così anche questo è morbidissimo, alle tasche, veste veramente bene, dietro vi fa bello il culetto, perché è difficile trovare le tute che vestono bene dietro, veste veramente veramente bene ed è super morbida, bello. Poi c'erano altri colori, c'era chiaro, c'era tipo borgogna, c'erano altri colori, però questo qua mi ha proprio catturato. E poi ho preso questo slip, cioè slip brasiliana, no, questo è un perizoma, questo è un perizoma di questa fantasia. Io ne ho già uno rosa con la scritta Victoria's Secret sul fianco, ho detto che va molto alto, volevo la S perché comunque mi sembra bello grandino, ma non c'era, però mi piaceva troppo e ho preso la M. E dietro ovviamente è così. Allora, ho visto, non c'è lo scontrino, vediamo se, sì, ok, le mutande le ho pagate 24,90. Sì, poi c'era l'offerta delle tre mutande, ma io non l'ho presa. Cioè, non me l'hanno neanche detto, ma non l'ho presa. Poi, il pantalone ne ho pagato 54,90. E la felpa, sempre 54,90. Allora, ecco, diciamo che sui felponi, anche se ingrassiamo un pochino, cioè è bello elastico e quindi non si vede, no? Ed è quell'abbigliamento che anche se cambi peso lo puoi comunque portare.
Poi passiamo da Tiger. Allora, da Tiger ho preso queste bombe da bagno per 3 euro, costano 3 euro. Guardate quanto è carino, è bello anche per fare un regalo, belle, mi piace. E queste qua, no, pensavo che c'era scritto la profumazione, invece non c'è scritto. Poi tiriamo fuori. Poi ho voluto prendere i cotton fioc perché non li ho mai presi. Mi piaceva il fatto della scatolina di legno, così eliminiamo la plastica. Volevo aprirli, ma non voglio fare un macello. Ah, e niente, sono fatti così. Li devo provare per vedere se vanno bene. E niente, cioè mi piace l'idea appunto che sia stata eliminata la plastica, perché continuano a dire che dobbiamo usare meno plastica, ma tutto ciò che compri è avvolto da plastica. Ah beh, poi mio marito ha preso la colla per la pistola a caldo. Poi è arrivato il momento della busta. Allora, questa volta l'ho presa una sola, l'ho pagata 4 euro e non so perché non costa più 3 euro, forse dipende da quello che c'è dentro, non lo so, perché prima quella grande costava 5 e quella piccola 3. Ecco, io come al solito rompo tutto. Allora, troviamo, bello, sì, è un po' natalizio, però bello, un quaderno. No, un'agenda, occasione, idea, bella, mi piace, guardate com'è fatta dentro, oddio, è un casino farvi vedere. È molto carina. Bella, mi piace. Vedete? Ah, è un po' diversa dal solito. Questa qua la userò sicuramente, così scrivo tutte le mie cosine. Poi andiamo a prendere... cos'è questa roba qua? Allora, è un filo per il telefono, penso. Guardate che carini. Che carini questi qua, però non ho capito che non ha la presa dell'iPhone, magari un Samsung, boh, dovrò vedere, però sono veramente simpatici, guardate che carini. Ah sì, qua fa vedere com'è. Poi questo ha un'altra ventolina, questa l'avevamo già trovata. Ah, carina. È carina perché ha la forma dell'arancia. Carina. Poi troviamo degli evidenziatori molto simpatici con questi colori nella sua bustina. Dai, carini. Così almeno ho il diario. E ho anche gli evidenziatori. Questo mi piace quando fanno questi abbinamenti che sono molto utili. Poi qua troviamo, che cos'è questo? È un filo verde, magari è un residuo natalizio. Vabbè, un filo verde per pacchi. Poi ultimo, ed è di vetro. Ah, questo carino, è un portacandela. È un portacandela in vetro. Carino, questo è carino. Dai, dai, questa volta non è andata malissimo. Voi che dite, non è andata male. Fatemi sapere il vostro pezzo preferito. Mi sa che si è girato un po' tutto, no? E la busta è vuota. E questa è vuota. Non abbiamo più niente. Non abbiamo più niente. Abbiamo finito. Quindi il video termina qui, spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo domani al solito orario, ma prima di andare via, ehi raga, facciamo festa? Sì, ciao!